Immagini di uccelli esotici dal raffinato piumaggio, tratte dall'opera A General Synopsis of Birds dell'ornitologo inglese John Latham, 1740-1837, sono esposte fino all'8 marzo alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. La mostra Arte e Scienza tra 700 e 800, John Latham e l'illustrazione ornitologica, promossa dal Consiglio regionale, espone anche volumi di altri naturalisti e alcuni esemplari di uccelli. Presidente, perché il Consiglio regionale ha scelto di valorizzare la mostra di John Latham? Beh, innanzitutto questa valorizzazione di 7 volumi va nel solco di una collaborazione ormai molto consolidata che abbiamo con la Biblioteca Nazionale qui di Torino. Il Consiglio regionale si sente impegnato anche come Parlamento regionale al sostegno della cultura e questa è un'opera meravigliosa che tutti potranno visitare e far conoscere anche la copia anastatica di un volume di un grande Latham che differentemente sarebbe rimasto all'interno di una bella stanza e senza che i piemontesi in particolare, ma tutti gli italiani, quelli che potranno godere nel leggere questa copia anastatica, nel vedere questa mostra, invece possono giustamente vedere. Un sostegno quindi forte e convinto alla cultura. Quali tipologie di libri comprende il Fondo Medici del Vascello? Allora, il Fondo Medici del Vascello è un fondo essenzialmente a tematica caccia e pesca. E in questo fondo sono contenuti libri di tutte le epoche, in particolare opere scientifiche del XVI, XVII e XVIII secolo, anche alcuni manoscritti e poi varie mappe della Venaria e documenti relativi alla Venaria Reale. Come venivano organizzate le spedizioni scientifiche nel Settecento? Anche in altri secoli, ma nel Settecento in particolare, la spedizione scientifica era con un, diciamo così, un fine economico, questo senz'altro. E poi legato al fine economico c'era sempre la parte scientifica che a volte era nettamente prevalente e quindi venivano portati in queste spedizioni anche una serie di personaggi che apparentemente non avevano nulla a che fare con la parte commerciale, cioè pittori, scienziati, astronomi, eccetera. E quindi su questa base c'era poi una restituzione molto ampia di quelle che erano le scoperte collaterali alla parte economica che risultava comunque preminente.